Roma apre all'arte contemporanea ed è l'unica città al mondo che può, dalle catacombe alla grande architettura e arte contemporanea, ospitare i suoi cittadini e tutti i suoi visitatori con un'offerta culturale straordinaria. È ufficiale, con tanto di taglio del nastro da parte del sindaco Gianni Alemanno. Si è finalmente inaugurata, dopo le anteprime stampa degli scorsi mesi, la nuova ala del Macro, il Museo Capitolino, diretto da Luca Massimo Barbero. Ultima e definitiva tappa di un lungo percorso iniziato nel 2004. L'apertura della nuova ala porta la firma dell'estrosa architetta transalpina Odile Deck. Je peux vous poser une question, madame? Bonjour. Le message de votre travaux ici. Qual è il messaggio che ha voluto comunicare con il suo lavoro? Je peux le dire en français. Alors, le musée est ouvert sur la ville. Le musée est offert à la ville. Il museo per la città, il museo per i romani, il museo come luogo da frequentare grazie ai suoi spazi pubblici. Infatti sopra c'è proprio una piazza. Et c'est pour tout le monde. C'est vraiment la ville. Ho ideato il nuovo spazio come un luogo in cui i romani possano frequentarsi, un posto fantastico dove potersi semplicemente incontrare. L'inaugurazione ha coinciso con l'esposizione dell'opera vincitrice dell'Enel Contemporanea Award 2010, una casa popolata da centinaia di farfalle e realizzata dal duo di artisti olandesi Bieke van der Poel, giunti a Roma per l'occasione. La monumentale opera rappresenta un battito d'ali per il futuro e un'architettura dentro l'architettura, una serra trasparente popolata da farfalle multicolore da ogni parte del pianeta e fiori, anch'essi da ogni parte del globo, per ricordare ai visitatori quanto delicato sia l'ecosistema in cui viviamo e che l'energia può nascere anche da piccoli elementi e crescere con il contributo di tutti. Tra i luminosi e affollati spazi del museo, popolati di giornalisti e appassionati d'arte, le strategiche figure che hanno contribuito a rendere possibile quello che solo anni fa sembrava un ambizioso progetto su carta c'erano tutte. L'architetto del DEC, il direttore Luca Massimo Barbero, che ha chiesto a tutti di guardare al museo come a una culla che contiene qualcosa di nuovo, prezioso e delicato. L'assessore alla cultura del Comune Capitolino Umberto Croppi e il sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale Umberto Broccoli. Al loro fianco Gianluca Comin, direttore delle relazioni esterne di Enel, e Marco Corsini, assessore all'urbanistica della città.